la visita alla chiesa, ci spostiamo nei laboratori della glicofilosa. Lì troviamo due discepole, anche loro della comunità, artiste del luogo, dedite alla realizzazione delle icone. Ogni cosa è posta in un ordine tale da apparire quasi maniacale. La pulizia è incredibile. La cura con la quale tutto è stato predisposto per il nostro arrivo non è altro che un saggio della prodigiosa precisione che le sorelle adottano per realizzare i loro capolavori. Durante la descrizione di Suor Renata, a proposito dei materiali e delle tecniche utilizzate, ci passano tra le mani le bozze delle varie fasi di realizzazione di questi capolavori, così da poter ammirare ogni passaggio che le sorelle predispongono prima di giungere al risultato finale. Ascoltiamo tutto, è il caso di dirlo, in religioso silenzio, non una domanda. Suor Renata è talmente esaustiva da anticiparne la risposta. E noi ne prendiamo atto facendoci trasportare dall'energia che il luogo e le persone ci trasmettono. L'icona non può essere disgiunta dalla preghiera. È un pregare con le mani, con la mente, con tutto se stesso. Questa è la preghiera dell'icona. Quindi il coltivare le cose con gusto, con arte, con sensibilità. E nascono questi splendidi lavori. Come nascono? Nascono da un pezzo di legno. Noi usiamo legno pieno perché a Dio si danno le cose migliori. Le icone sono dei sacramentali, quindi vanno pregate, non sono dei quadri belli da esporre, sono dei luoghi di preghiera. Sono due stili, si dice, alla greca o invece con l'incavo. Questo incavo delimita uno spazio, non per formare una cornice, ma per formare uno spazio delimitato di sacralità dove viene annunciato il mistero. Facciamo tutto noi questo lavoro di intaglio, di fresatura in una piccola falegnameria dove ci industriamo, perché l'iconografo è soprattutto un bravo artigiano. Quindi viene stesa questa tela per ben due volte, quindi ci vogliono altre due giorni, oltre il primo giorno dello scavo, e poi sempre con colla di pelle e della polvere di marmo bianco di Spagna, viene fatto una crema a caldo, bollente, quindi, liquida, e si incominciano a dare gli strati. Qui ne vedete i primi cinque, poi gli altri cinque e poi sopra fino ad arrivare a 20 strati. E gli ultimi con la spatola. Ottenuta la bellezza della tavola, si passa al disegno. Cioè il disegno in matita, perché diventa un foglio normale dove puoi disegnare e ripassare. Normalmente si lavora su dei fogli acetati e poi si riporta. Questo è il volto di una madre di Dio. Quindi il bolo, cosiddetto, questa terra viene stesa a caldo e sarà con alcol poi fissata la foglia d'oro. Ecco allora che i colori sono i più scuri di tutta l'icona, perché l'icona è un percorso dalle tenebre alla luce. Quindi si stendono i colori più scuri che si vedono. I tratti più chiari nel mando sono delle sovrapposizioni, non sono delle pitture. Si lavora esattamente a rovescio con qualunque altra tecnica pittorica esistente. E si danno i primi schiarimenti e il tratto di ocra più chiara nel volto. È la prima lumeggiatura, è il primo riemergere, riaffiorare del volto, la riconquista di quello che avevo prima sognato, fino alla fase finale, che è invece la definizione di tutti i tratti e la protezione. Vengono protette con della gomma lacca di cerata.
Così si arriva al termine della nostra visita. Siamo tutti estremamente soddisfatti di questo primo appuntamento mattutino, breve ma intenso.